Si intitola La variabile costante, il nuovo libro di Vincenzo Maimone, presentato sabato pomeriggio al Palazzo del Turismo di Cireale, tramite l'Associazione Culturale Vie Traverse, un avvincente romanzo noir ambientato nella città accese in cui le vicende personali del commissario Costante e del professor Serravalle, già protagonisti di due precedenti romanzi dello stesso scrittore, questa volta si intrecciano con le indagini sul delitto di una giovane donna e con un caso di traffici illeciti. Il tragico delitto diventa per l'autore un'occasione per riflettere su temi più profondi e complessi dei giorni nostri, come l'ipocrisia e l'avidità. A Cireale rappresenta una cornice perfetta per un noir per tante ragioni, sia per una conformazione architettonica, le viuzze, il basalto, quindi il nero della lava, sia per quella che è l'atteggiamento psicologico della cittadinanza, del modo, della psicologia, diciamo così, acese, che sicuramente è un presupposto fondamentale per scrivere un buon noir. Questa è un'indagine che coinvolge ancora una volta il duo investigativo del commissario Costante e del professor Tancredi Serravalle. Questa volta viene esplicitamente citata la città di Acireale, che si presta per i suoi luoghi e per le sue conformazioni ad una trama e un'atmosfera noir. La vicenda ruota, senza svelare nulla e togliere sorpresa al lettore, ruota intorno a traffici illeciti e ancora una volta i due protagonisti si troveranno, per ragioni diverse, a dover far convergere il loro desiderio di ricerca e la loro voglia di individuare la verità, in questo caso la verità investigativa.